Democratico non ha alcuna visione del paese e non ha alcuna strategia. Sulla TAV io sono stato insieme a Laura Cuppato l'unico nel PD a dire che non andava, che secondo me era sproporzionata, che non andava bene, oltre a isolare noi, dire che noi coprivamo i violenti, perché non si può essere contro la TAV e dire che non si può prendere la Petrinelli, bisogna che la rissassi per forza, no? Cioè questa era l'idea narrativa, era diventata una cosa da tifosi. Ma io vi ricordo che nella campagna elettorale di 2 o 3 anni fa il PD riuscì a fondare il comitato SITAV. Che appassionarsi a un tunnel bisogna, cioè, un comitato promotore per rispondere ai notari. È tutto vero, tutte cose che sono successe. O i molti, le tante persone, quelle che non hanno il potere, si riorganizzano in forma politica, o se no questo paese non si salverà più. È per quello che bisogna comunque insistere nel Partito Democratico. E questo è un paese che è difficilissimo da trasformare. E soltanto se noi avremo una forma politica, una forma partito capace di interpretare questo cambiamento, riusciremo a cambiare qualcosa. Lo dico anche a chi ha votato Grillo, che la democrazia è fondamentale, il luogo della decisione deve essere riconoscibile, devono esserci delle responsabilità. Casaleggio con il gatto sulle ginocchia che dice no, con la Spectre, che dice votate contro la posizione, che dicono sì, abbiamo preso una posizione un po' avanzata, no? E si scusano, non va bene. Non va bene stare in un Parlamento così, bisogna provare a cambiarlo tutti insieme. Ma che partito si aspetta dopo questa fase impressionante? Non mi aspetto dei cambiamenti radicali. Molto dipenderà dal fatto se i 4 candidati, sulla base delle cose che hanno appena scritto, avranno la voglia, la forza e anche la simpatia umana di incontrarsi tutti e 4 e di discutere. Io ho detto, ma non scherzavo, 6-7 volte prima della fine della discussione. Pensate quanto la gente direbbe, ma allora come se il PD serve a qualcosa.